Buonasera, bentrovati ad una nuova edizione del TG6 che apriamo con il bollettino Covid della giornata di oggi e dunque con la sanità perché sono 2087 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo e che portano il totale dall'inizio dell'emergenza al netto dei riallineamenti a 246486 casi. Dei positivi odierni 1470 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi di età compresa tra 70 e 88 anni, 2 in provincia di Chieti, altrettanti in provincia di Pescara, uno risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla ASL. Il totale sale a 2888. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 136.023 dimessi guariti, 641 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 107.575, più 1.438 rispetto sempre alla giornata di ieri. Nel totale sono ricompresi anche 65.076 casi riguardanti pazienti persi al follow-up dall'inizio dell'emergenza. 492 pazienti sono attualmente ricoverati in ospedale in area medica, 23, 2 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 107.060 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.004 tamponi molecolari e 16.718 test antigenici. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari a 9,18%. Del totale dei casi positivi, 52.761 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila. Per quanto riguarda invece la provincia di Chieti sono 68.311, 58.102 in provincia di Pescara, 60.546 in provincia di Teramo, 3.234 fuori regione per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Tutto questo è stato comunicato dall'assessorato regionale alla sanità. Noi lasciamo la pagina della sanità, appunto, del bollettino Covid. Parliamo di infrastrutture perché l'Associazione Italia Nostra è perplessa riguardo il nuovo progetto di rete Ferrovie Italia sulla linea Roma-Pescara. Il tracciato, infatti, dovrebbe passare sulla falda del Morrone che alimenta le sorgenti del Giardino. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Il nuovo tracciato della linea ferroviaria Roma-Pescara attraverserà la falda acquifera del Monte Morrone. Il nuovo progetto di RFI mette a rischio le sorgenti del Giardino, fanno sapere dall'Associazione Italia Nostra. Il timore è che nulla si sia imparato dal traforo del Gran Sasso, che ha prodotto la seccagione delle sorgenti, la diminuzione della portata dei fiumi e la compromissione della biodiversità. La galleria prevista, che è di circa 11 km, sono due gallerie, interessano trasversalmente tutto il flusso dell'acqua, che è un flusso imponente che tra le varie cose dà vita e paesaggio al Parco Nazionale per tutta l'area Peligna e interessa le sorgenti del Giardino. Le sorgenti del Giardino sono le più copiose del Monte Morrone, danno acqua oligominerale naturale di altissimo pregio, di altissima qualità e riforniscono l'acquedotto che serve tutti i comuni della Valle del Pescara, compreso Chieti e compreso il capoluogo Pescara, e siccome gli acquedotti sono interconnessi interessa anche Francavilla fino a Bucchianico e interessa a nord Montesilvano e altri paesi importanti, centri fino ad Atri. Stiamo quindi parlando del rischio che queste sorgenti potrebbero essere seccate. Nei prossimi giorni dovrebbe iniziare la fase del dibattito pubblico sul progetto. Le perplessità di Italia Nostra non riguardano solo l'impatto ambientale, ma anche i benefici economici e sociali che l'opera dovrebbe garantire. Il più vistoso è che verranno tagliate fuori dall'accesso alla ferrovia e centri importanti da Tocco da Casauria, Bussi Tirino e soprattutto Popoli, che era, diciamo, il crocevia dell'Abruzzo interno, e invece queste gallerie la taglierebbero. Ma anche nelle parti urbane, quindi da Pescara andare fino a Manopello e poi a Scafa, eccetera, e questa è un'opera che dovrebbe costituire un momento di riqualificazione di tessuti
diciamo, che attualmente sono già danneggiati dall'attraversamento, mentre sentiamo parlare di demolizione di case, di raddoppio, altre barriere tra abitati, eccetera. Ora, quello che stupisce è veramente questa indifferenza verso il contesto, e guardate che le economie di contesto, il miglioramento degli ambienti circostanti sono dei benefici che in un piano nazionale di resilienza si dovrebbero proprio conteggiare, cioè non è, è importantissimo raggiungere con minor tempo Roma da Pescara e viceversa, ma è altrettanto importante che questa sia un'infrastruttura che serva ai territori. E ora con Selenia Secondi ci spostiamo a Chieti. Occorre oggi più di ieri procedere con urgenza ad un piano strategico di sviluppo che offra un immediato intervento a sostegno di famiglie e imprese, e il grido della CGIL di Chieti preoccupata per il silenzio operativo del mondo politico. Vediamo. 42 miliardi di euro è la stima che fa la CGIL degli aumenti in bolletta che si riverseranno sulle famiglie e sulle imprese in Abruzzo per questo anno in corso. Un dato che fa preoccupare, anche perché significherebbe per le imprese sicuramente un fermo della produzione in molti casi. E per le famiglie? Per la famiglia altrettanto, i 42 miliardi spalmati ovviamente a livello nazionale, ma avranno una ripercussione pesante soprattutto in bolletta, come stanno già vivendo le famiglie, l'aumento del gas, non si può riuscire più a riscaldare un ambiente in maniera adeguata, l'aumento della luce. Ci sono dei costi per davvero esosi e c'è bisogno di intervenire con urgenza, non si può continuare a discutere di altro, c'è bisogno di capire come le famiglie, come i cittadini, come i disoccupati, come i pensionati riusciranno a garantire una stabilità anche rispetto a queste cose, le cose che possono sembrare secondarie ma che non lo sono, perché fanno parte della vita quotidiana. Riuscire oggi ad avere un minimo di riscaldamento penso che sia un minimo che si debba poter garantire alle famiglie, e non intervenire in questo modo è per davvero un qualche cosa che grida vendetta. O intervenire semplicemente con 4 miliardi a livello nazionale e altrettanto dire nulla praticamente. Oggi c'è una discussione, viene rinviata per l'ennesima volta a livello di Consiglio dei Ministri, vengono rinviate a livello territoriale discussioni, nessuno ne parla, ma c'è un problema serio e quindi c'è la necessità di intervenire anche con strumenti a livello territoriale che danno la misura di riduzione di quelle che sono le tasse regionali. Per quanto riguarda le imprese, per esempio, si parlava anche di una detassazione che voi chiedete, ma non solo. Sì, una detassazione, bisogna intervenire anche sul versante delle imprese. Le imprese ovviamente sono quelle che rischiano ancora di più, perché gli aumenti, soprattutto quelle imprese che consumano molte energie, adesso stanno valutando che facciamo, continuiamo a produrre, ci fermiamo, riduciamo, chiudiamo. Quindi questa è una discussione che non deve essere affrontata fra due anni, va affrontata nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. C'è bisogno quindi che si intervenga anche a livello locale, regionale, provinciale e territoriale, diciamo, fermando quelle che sono le tassazioni locali e cercando di incentivare il fatto che le imprese resistano in questo momento, fino a quando ovviamente si capirà come e in che modo si deve intervenire in maniera strutturale. Non può essere che questo costo dell'energia compromette quel poco di inizio di ripresa che c'era, ma soprattutto il tessuto produttivo intero di questa provincia e della regione. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Logistica e trasporti sono stati il tema del terzo congresso interregionale della FIT CISL Abruzzo Molise. Della nostra regione ci saranno interventi importanti finanziati con le risorse europee che renderanno l'Abruzzo sempre più protagonista. Abruzzo al centro di una rivoluzione dei trasporti e della logistica, e quanto sottolineato questa mattina a Francavilla al Mare nel terzo congresso della FIT CISL Abruzzo Molise dal titolo Cresciamo con trasporto, protagonisti nel futuro del lavoro che cambia. L'Abruzzo davanti sfide importanti, prima tra tutte la realizzazione della ZES, la zona economica speciale per gli scambi commerciali est-ovest, in cui saranno strategici i porti e la tanto agognata linea ferroviaria Roma-Pescara. L'Abruzzo dovrà adempiere al suo ruolo da protagonista, ha detto il segretario generale della FIT CISL nazionale, Salvatore Pellecchia. Ma l'Abruzzo dovrà adempiere, questa è un'occasione unica per recuperare i ritardi strutturali delle infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali. In passato c'è sempre stato l'alibi dell'assenza delle risorse economiche. Oggi queste risorse economiche ci sono, le mette a disposizione l'Europa, vanno spese bene e nei tempi giusti per dare anche ai cittadini abruzzesi
Sesi e del Molise, quella opportunità che le infrastrutture mettono a disposizione. Cambiamo ancora pagina, si è tenuto questa mattina a Roseto degli Abruzzi un incontro sulla questione tanto dibattuta in queste ore delle concessioni demaniali. I balneatori si dicono abbandonati dalle istituzioni che nella giornata di oggi avrebbero presentato in Consiglio dei Ministri un progetto di legge per quanto riguarda proprio le gare per le assegnazioni delle nuove concessioni. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. C'è un proverbio che dice: non c'è peggior sordo che non vuol sentire. Questo signore si chiama Draghi. Non le manda a dire il presidente della SIB Abruzzo Riccardo Padovano sulla questione delle concessioni balneari che dal 31 dicembre 2023 non saranno più valide. L'incontro di questa mattina a Roseto degli Abruzzi precede la discussione che con ogni probabilità ci sarà oggi in Consiglio dei Ministri, che ha l'obiettivo di individuare nuove misure ad hoc. Se si apre un contenzioso, non è che non andiamo a fare con Draghi, che molto a me non ci interessa, ma lo faremo col primo cittadino del territorio, da primo cittadino poi al presidente della regione e via di vicenda. Immaginiamo uno scenario del genere, significa far morire il turismo balneare. Sospendono le critiche e attendono quello che verrà fuori dalla riunione, dicono associazioni e balneatori, ma la paura è quella di vedere operatori esteri impossessarsi di decenni di investimenti e sacrifici. Noi battiamo tutte le strade perché qui bisogna lavorare a 360 gradi, quindi per il momento tutte le piste sono aperte, la fuoruscita a Bol che sta il ricorso alla Corte Costituzionale, altri progetti che stiamo facendo insieme al Ministro, quello che a noi serve è che qualcuno ci ascolti semplicemente. Non oso immaginare se questa direttiva dovesse andare in porto, cioè non credo ci voglia uno scienziato per capire che se io devo monetizzare su un'impresa che mi viene data a tempo, oltretutto ad un tempo anche piuttosto limitato, la prima cosa che faccio, abbasso gli investimenti, magari aumento anche i prezzi per ottimizzare i guadagni. Questo penso che sia l'ABC di qualunque azienda. La condizione della rete viaria in provincia di Teramo è particolarmente grave a causa delle ultime calamità naturali e per l'assenza di finanziamenti ordinari. Il presidente della provincia teramana, Diego Di Bonaventura, ha presentato al ministro per le infrastrutture, Enrico Giovannini, la richiesta di alcune opere strategiche interprovinciali che colleghino le zone interne al territorio costiero. Ci dice tutto nel servizio Tania Bonnici Castelli. La provincia di Teramo punta su alcune infrastrutture viarie strategiche come la Pietemontana nord-sud con una specifica attenzione al tratto Bisenti-Cermignano-Penna-Sant'Andrea, la strada panoramica del Gran Sasso, la rete provinciale della mobilità ciclistica, il ponte sul Vomano che collegherebbe le aree industriali di Roseto, Atri e Pineto. Il pacchetto contenente queste opere è stato presentato al ministro per le infrastrutture Enrico Giovannini. Il presidente della provincia, Diego Di Bonaventura, ha chiesto con determinazione di finanziare le grandi reti di collegamento interprovinciale, altrimenti tutto il territorio non costiero rischia una vera marginalità. Il dossier presentato al ministro andrà ora condiviso con le regioni, con l'ANAS e le Ferrovie dello Stato. Giovannini ha indicato come percorso quello di costituire un tavolo di lavoro con le province per redigere linee guida condivise. Un'operazione che restituisce la giusta attenzione alla viabilità secondaria, alla quale dopo la riforma del Rio non è stata assicurata da parte del governo linee di finanziamento stabili, causando un progressivo ammaloramento delle strade. In provincia di Teramo in particolare la situazione è davvero grave, dichiara il presidente Di Bonaventura, perché oltre alla mancanza di fondi statali si sono avvicendate numerose drammatiche calamità naturali, dai terremoti alle alluvioni. Non è un caso che le principali fonti di finanziamento sono state quelle straordinarie, mentre sono venuti a mancare i fondi ordinari che garantiscono la programmazione annuale degli interventi. È apprezzabile questa inversione di tendenza, conclude Di Bonaventura. La provincia di Teramo è pronta con delle opere che sono accompagnate da una fase molto avanzata di progettazione. Torniamo a Chieti, dove la soprintendenza, le belle arti e la cooperativa Ammirare hanno pubblicato un bando per la ricerca di sponsor che sostengano le attività di Tricase, sistema cultura, un punto di riferimento per la cultura proprio nella città di Chieti. Vediamo.
un partenariato pubblico-privato per sostenere le attività del nuovo Tricalle Sistema Cultura a Chieti. Il bando per recepire proposte di sponsorizzazione è a cura della Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio di Chieti Pescara, in collaborazione con la cooperativa Mirare, che si occupa in Abruzzo e Molise della valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Per inviare le proposte c'è tempo fino al 15 aprile 2022. Il bando è disponibile sul sito mirarecoop.it e su quello della Soprintendenza. Un partenariato che è frutto di un percorso condiviso. Un obiettivo della soprintendente Rosaria Mencarelli era proprio quello di riaprire la ex chiesa di Santa Maria del Tricalle. Lo ha definito più volte un luogo importante e prestigioso, identitario della città di Chieti e dell'intero territorio. La chiesa, infatti, che sorge all'incrocio di tre strade, da cui il nome Tricalle, è sempre stata un punto di riferimento cittadino perché è dedicato al culto della Vergine Maria per affondare le proprie radici nel culto pagano di Diana Trivia ed oggi torna come punto di riferimento per la cultura a Chieti. Un uso consapevole di un bene chiuso da 40 anni, il partenariato si propone di diventare un tavolo di regia e di sperimentazione perché il luogo diventi un'antenna di attività culturali e sociali in grado di stimolare una prassi costruttiva tra pubblico e privato nell'intento di promuovere attività e momenti di riflessioni utili al progresso culturale di un territorio. Andiamo ancora avanti, parliamo di ciclismo, di Giro d'Italia, di Tirreno Adriatico, perché la Corsa Rosa torna in Abruzzo anche quest'anno. Questa mattina le autorità regionali dei comuni interessati hanno presentato le due tappe dell'evento più importante del ciclismo italiano, quella montana con l'arrivo al Blockhaus e quella costiera con partenza da Pescara. Vediamo. Presidente, il Giro d'Italia torna in Abruzzo con la tappa che da Isernia arriverà al Blockhaus e quella che da Pescara poi andrà verso Iesi. Non era scontato che il Giro d'Italia tornasse in Abruzzo? No, infatti 6 anni consecutivi è un record insomma, importante, ma il nostro obiettivo è che il Giro non se ne vada mai dall'Abruzzo, che l'Abruzzo divenga uno snodo fondamentale, ineliminabile. Lo capiscono anche gli organizzatori, è importante sapere che lo scorso anno la tappa mitologica, leggendaria di Campofelice con l'arrivo sullo Sterrato è stata la tappa più vista del Giro d'Italia, quindi tappe con questo fascino competono con i tapponi dolomitici e con appunto le tappe diciamo, che finiscono negli ultimi giorni del Giro e definiscono la classifica, che non a caso lo scorso anno si fece in Abruzzo, nella tappa abruzzese, chi conquistò la maglia rosa quel giorno l'ha portata sulle spalle fino all'arrivo e fino alla fine. Questo vuol dire che l'Abruzzo offre fascino, selezione sia dal punto di vista sportivo agonistico che dal punto di vista paesaggistico e di promozione turistica. Peraltro abbiamo scelto questo percorso perché siamo alle celebrazioni del centenario del Parco Nazionale d'Abruzzo e celebriamo poi con l'arrivo sulla Magliella il riconoscimento dell'UNESCO come geoparco del Parco della Magliella, quindi anche lì. Poi finito quella tappa ci sarà la giornata di riposo che consentirà comunque di dare visibilità all'Abruzzo un giorno ancora, perché poi della tappa si parla, della Corsa Rosa si parla anche quando non c'è la tappa, anche quando c'è la giornata di riposo, gli atleti si preparano, il villaggio viene allestito, quindi anche grande momento di partecipazione popolare e di vicinanza del pubblico ai beniamini del ciclismo. Poi la ripartenza da Pescara, l'occasione di nuovo di vedere tutto l'Abruzzo e di vedere quanto sia vicino il mare e la montagna nel nostro territorio, nella nostra regione, e quanto siano uniche anche le opportunità di soggiorno e di turismo nella nostra regione. E questo servizio ci introduce ovviamente alla pagina dello sport, al calcio in particolare, per parlare di Serie C, della sconfitta del Pescara maturata ieri sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia, un 2-0 che lascia poco alle recriminazioni della formazione abruzzese mai in partita. Pescara che tornerà in campo giovedì sera nel posticipo di campionato del turno prossimo in casa con la Virtus Entella ed obbligo il riscatto. Ma noi andiamo a rivivere quello che è accaduto in terra d'Emilia con il servizio e le dichiarazioni del 91esimo dei due tecnici.
Un brutto Pescara cade meritatamente al Mapei Stadium al cospetto della Reggiana, che si dimostra di ben altra pasta, tornando così ad appaiare il Modena in vetta. Nulla da fare per i biancazzurri, apparsi sempre in affanno e mai in partita contro un avversario superiore. Nel KO in terra emiliana hanno pesato questa volta anche gli errori nel corso d'opera di Gaetano Teri, che senza Memusciai e Ingrosso recupera Pompetti e Derisio. In attacco con Ferrari ci sono Dursi e Rauti, gli emiliani rispondono con il consueto 3-5-2. Nella fredda serata emiliana si gioca di fronte a 5.000 spettatori. Inizia in maniera aggressiva la squadra di casa, che pressa i biancazzurri nella metà campo. Intensità ed agonismo dei locali portano subito al vantaggio al nono minuto, quando Zita atterra in area Guglielmotti sotto gli occhi del direttore di gara, che assegna il rigore, con Zamparo che spiazza con freddezza dagli 11 metri Sorrentino, regalando il vantaggio alla sua squadra. Inizio shock per i biancazzurri, costretti già ad inseguire. I locali, dopo il gol dell'1-0, arretrano di qualche metro, consentendo a Pompetti e compagni di portarsi in avanti. La difesa emiliana, la migliore del torneo, fa però sempre buona guardia, con Venturi chiamato alla parata solo al 29esimo su punizione tagliata di Pompetti. Match con pochi acuti. Al 31esimo minuto i padroni di casa si rendono poi nuovamente pericolosi, con un tiro dalla distanza di Sciaudone che chiama Sorrentino ad una respinta difficoltosa. Squadra di casa in controllo del match, pur senza strafare, con i biancazzurri incapaci di una seppur minima azione offensiva. Si arriva così, anche tra qualche sbadiglio, al finire di primo tempo, con le due squadre che rientrano negli spogliatoi sul punteggio di Reggiana 1, Pescara 0. Avvio di ripresa con la squadra di Diana all'attacco. Al nono minuto Sorrentino salva con i piedi su Zamparo, in una gara che resta complicata, con Auteri che all'11esimo manda in campo Pontisso e Clemenza per Derisio e Dursi. La miglior difesa del torneo, quella della Reggiana, chiude però tutti gli spazi e biancazzurri, costretti spesso a forzare le giocate. A sorpresa al 22esimo il tecnico del Pescara passa poi al 4-3-3 con Cernigoi e Diamboi in campo al posto di Ferrari e Glianes. Il trascorrere dei minuti però non agevoli i biancazzurri, che rischiano al 25esimo sul tiro a fil di palo di Radrezza, che fa correre un brivido al portiere del Pescara. Il Delfino resta così almeno in partita, con Giambò che al 27esimo calcia dei 30 metri mandando la sfera fuori dallo specchio. Al 28esimo occasione gol per Cernigoi, che a due passi dalla porta sguarnita della Reggiana si fa anticipare. Al 31esimo Nzita, già ammonito, ne combina un'altra delle sue, andando a commettere ancora un fallo a centrocampo e rimediando la seconda ammonizione di Rosso. Pescara in 10 è costretto ora ad inseguire, in inferiorità numerica negli ultimi 15 minuti di partita, con il puntuale raddoppio di Radrezza, che arriva al 34esimo dopo l'errore della coppia Cancellotti-Drudi. Emiliani che vincono dunque la partita. Nel finale il Delfino prova a reagire, al 37esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo Gherardi di testa chiama alla primavera parata della serata Venturi. Troppo poco per sperare di provare a riaprire un match che la capolista vince con merito, e giovedì si tornerà in campo quando all'Adriatico arriverà la Virtus Entella. Occorrerà però un altro Pescara per evitare un'altra brutta figura. È diventata subito in salita la partita, poi nell'arco della gara siamo cresciuti anche attraverso i cambi. Nel momento in cui stavamo mettendo pressione e cominciavamo a essere pericolosi e alzare il baricentro, abbiamo commesso una stupidaggine con un passaggio banale, trasversale. Subito dopo c'è stata l'espulsione di Nzita, siamo rimasti in 10, ci abbiamo provato fino alla fine. Il confronto è stato più o meno equilibrato, non siamo partiti benissimo nella partita, poi la differenza l'hanno fatta queste cose qui, i nostri errori, perché insomma eravamo schierati sul calcio di rigore, ecco, un passaggio l'ho usato male, una scelta di gioco sbagliata, ed è chiaro che quando concedi questi errori a queste squadre la partita viene incanalata con un certo risultato, che è quello che poi è venuto fuori dalla gara. Questa è una squadra, la Reggiana, che concede poco, se poi dopo 8-10 minuti gli consente di passare in vantaggio e quindi giocano sui loro aspetti migliori e quindi fanno densità dietro e provano a ripartirti. Anzi, complessivamente siamo stati equilibrati perché non abbiamo concesso tanto. È chiaro che gli errori hanno determinato la partita, perché insomma l'avete visto anche voi, il primo gol non lo dobbiamo prendere, siamo tutti schierati.
scivoliamo, commettiamo delle leggerezze. Costruire non era facile, però nel momento migliore avevamo alzato il baricentro anche attraverso i cambi, abbiamo preso il secondo gol che c'ha più l'espulsione di Insida, dove nel metro dei falli e delle ammonizioni l'arbitro non mi è piaciuto, perché il fallo che ha fatto Insida è come tanti altri falli che hanno fatto loro, però non sono stati sanzionati con le ammonizioni. Adesso si usano dei termini imprudenti, non capisco cosa voglio dire, quindi, ma non è questo che ha determinato la partita. E abbiamo preparato la partita provando ad aggredire, che forse non è il nostro forte, ma per dare un segnale dobbiamo anche fare qualcosa che non è nel nostro forte. Per far vedere, dare un segnale, anche perché mi sembrava un'atmosfera un po' freddina stasera, invece credo che invece abbiamo dato un bel segnale, partita di alto livello, onestamente, di alto livello, contro una squadra forte, ma che credo che l'abbiamo ridotta ai minimi termini. Io non ricordo situazioni pericolose, a parte forse la fine, un colpo di testa, insomma, ecco, ma l'abbiamo ridotta veramente a una squadra che sinceramente di solito crea 7, 8, 9 occasioni da rete. Oggi non ricordo io questo, anzi io ricordo invece giocate importanti da parte nostra. Forse potevamo chiuderla prima, sì, ma di fronte avevamo una squadra importante. Sono enormemente orgoglioso di quello che tutti i giorni fanno i miei ragazzi. Io ai vostri colleghi ho detto che io non so chi vincerà alla fine, non lo so. Io mi auguro che vinciamo noi. E noi restiamo alla Serie C, dunque al calcio, ma parliamo del Teramo. Teramo che tornerà in campo domani nella gara di campionato con la Pistoiese, si giocherà alle 18 allo stadio Bonolis e si tratta di un altro scontro diretto per la formazione biancorossa, reduce da due vittorie consecutive, guidi verso la difesa 3 con il rientrante Cordromaz e uno tra Sopinto e Soprano. Giocherà dal primo minuto, come ha detto anche il tecnico biancorosso Jacoponi. Dubbio anche sulla fascia destra, dove Azio Osmanovic e Bua si contendono una maglia, davanti con D'Andrea e Malotti, uno tra Cisco e Rosso. Entusiasmo, questa è la parola d'ordine in casa del Diavolo, con Guidi che torna sul successo di Viterbo, che ha dimostrato la forza della sua squadra, capace di risalire e superare le difficoltà. Ascoltiamolo. Ma ci deve rimanere assolutamente l'entusiasmo, la consapevolezza di aver ripreso una partita, come ho detto a tanti, siamo stati un po' come l'Araba Fenice, siamo risorti dalle ceneri. È chiaro che questa forza te la devi portare dietro e altrettanto ti devi portare dietro i primi minuti dove potevamo fare di più e non avevamo, insomma, e non stavamo facendo, quindi però è importante cavalcare l'entusiasmo e la forza di una partita dove ci vedeva sconfitti, siamo riusciti a ribaltarla. Quello io penso che sia lo spirito con il quale dobbiamo iniziare la gara domani. Se io vi dovessi dire che è un gruppo che ha sbagliato un allenamento, vi direi una menzogna. Non c'è stato un giorno da quando abbiamo iniziato che questa squadra non si è allenata in maniera violenta, violentissima. Quindi la cosa che dava fastidio è che secondo me non avevamo dal punto di vista mentale quella maturazione di dare continuità alle prese. Cioè, a un certo punto secondo me ci sentivamo troppo bravi, e quando ti senti troppo bravi, non cavalchi l'entusiasmo, non giochi con qualità, poi nelle difficoltà all'interno della partita non sapevamo starci. Ma domani ormai ci siamo focalizzati su quelle che erano le finali da giocare. Questo l'ho detto a voi più volte, ma lo ribadisco continuamente a ogni singolo calciatore e sempre alla squadra. Noi ci eravamo prefissati di fare 15 finali, le prime due sono andate bene, ora ne rimangono 13, ma ogni partita è una finale e domani in chiave classifica è chiaro che è una partita che pesa tanto, perché giochiamo con quella che in questo momento è l'ultima della classe, ma è una squadra che ha cambiato molto, ha cambiato allenatore, ha cambiato tantissimi calciatori, annovera nelle proprie file giocatori esperti che erano anche in categoria superiore. E, insomma, domani è una partita complicata
e come ho detto alla squadra, noi dobbiamo subito resettare quello che è stato e concentrarci subito su quello che è l'impegno di domani, con la consapevolezza che se dovessimo allungarci o se dovessimo esporci a delle eventuali ripartenze o dovessimo concedere tanto tempo e spazio a giocatori del calibro di Massimo, Vano, Sucu, Stiepovic o Bocic, insomma, o tutti quelli che loro hanno nel reparto avanzato, è chiaro che potremmo andare in grande difficoltà. Quindi è una partita che dobbiamo assolutamente approcciare bene, con la consapevolezza che in chiave classifica è estremamente importante. Lasciamo il calcio, parliamo di volley. Soffre più del previsto l'Abba Pineto in B3 che doma Savigliano dopo set molto combattuti. Nulla da fare per Altino che, nonostante il cambio in panchina, cede in 3 set sul campo del Forte San Giovanni in Marignano. Quello appena trascorso è stato anche il weekend del ritorno dei campionati di Serie B. Ci dice tutto Sergio Zappalorto. Ferma la 2, in A3 soffre contro ogni pronostico un Pineto che, dopo un primo set perso di netto, viene trascinato dal trio Bertoli di sabato Catone e ribalta faticando il risultato 3-1 sul sorprendente Savigliano. In attesa del recupero interno contro il temibile Porto Maggiore, differito a mercoledì 23 febbraio al Pala Santa Maria alle 20:30. In A2 femminile niente da fare per l'Altino a San Giovanni in Marignano, troppo forti le riminesi contro il sestetto abruzzese che ha visto esordire in panchina mister Collavini. Ma le rossoblu hanno destato, vedi parziali, una inedita quanto buona impressione. Chissà. In B maschile la lunga pausa ha portato bene a una brillantissima Alba che torna al successo dopo una vita e lo fa nettamente 3-1 contro l'insidioso San Marino, i 3 punti della speranza, cosa che invece non si è verificata per un Paglieta che continua a lottare, sfiorare ma senza concludere. È accaduto anche a Pomigliano, dove i ragazzi di De Angelis hanno perso 3-0 in un match dove i punti valevano il doppio in chiave salvezza. In B1 femminile una travolgente 3-0 senza storia nelle immagini di Scaricaciottoli. Teatina Chieti fa secco il Porto San Giorgio, organico risicato ma di assoluto spessore grazie anche al ritorno della Corradetti e alla vena straripante di Alice Stafoggia, 21 punti su un totale di 75, e la prossima ancora a Nocciano contro il Civitavecchia potrebbe rappresentare la gara della svolta. B2, la capolista a Teramo, fa a pezzi anche il malcapitato Potenza Picena. Le ragazze della Corso le hanno vinte tutte. Che vuoi aggiungere? Rinviato il derbissimo tra D'Annunziana e Gada Pescara 3, brutto K.O. 0-3 per Acetias Montesilvano nel match spareggio sul campo marchigiano del Pagliare. Nonostante il buon esordio di Laura Delli Quadri, che rimpiazza la soppezza che ha rescisso il contratto, le ragazze di Iachini hanno lottato bene nelle prime due frazioni, cedendo in coda nettamente. Appuntamento al derby con la D'Annunziana sabato al Palaroma alle 18. E con il volley si chiude questa edizione del TG6. Vi ricordo, a proposito di sport, l'appuntamento come ogni martedì questa sera alle 21 con Proteramo per parlare proprio dei biancorossi alla vigilia della gara con la Pistoiese. Davvero tutto, grazie per averci seguito, l'augurio di un buon proseguimento di serata.